situazione complicata. E se uno va d'accordo a letto, sul lavoro non ci saranno problemi. Molto complicata. Ho lasciato Nicola. E adesso dove vai a stare? Qui da te. Qui. Decisamente troppo complicata. Dopo la stanza. Allora, questa commedia è il sogno di qualsiasi uomo, essere conteso da tante donne bellissime, però tu c'hai un po' un atteggiamento anche veramente da gentleman britannico, che neanche Hugh Grant ci aveva nei suoi film. Come ci si sente essere così conteso? Ma guarda, la cosa particolare è che quando le donne non ti considerano, sei quello che le va a cercare, ma quando sono troppe l'uomo tende un po' a difendersi, soprattutto quando sono poi particolarmente caratteriali, insomma, come queste quattro donne che incontra il mio personaggio. E sicuramente non le disdegna perché sono bellissime donne, però si sta un po' sulla difensiva, però si lascia anche un po' trasportare perché è curioso giustamente di vedere come va a finire, essendo poi un single aperto a trovare la propria donna. Ma voi lo considerate un film di fantascienza questo, che Bova venga così, che si debba difendere addirittura da quattro donne bellissime, oppure è una cosa che secondo voi è plausibile nel... Per quanto riguarda Raul, sì. No, o un Raul, uomo in generale. Raul, diciamo il personaggio, no, Raul sicuramente anzi ha avuto, deve difendersi anche da stuoli di numeri più alti, che se lo merita, però vorrei sapere dal vostro punto di vista, voi combatteristi con altre quattro donne per questo manager, diciamo. Per questo manager non lo so, per un uomo in generale, se credo nella persona, sì. Senza dubbio. Beh, ma ti ha detto proprio di questo uomo in particolare, di questo Marco. Uomo in particolare, ma forse sì, perché è comunque una persona buona, una persona giusta ed è onesta, quindi ci lamentiamo sempre che non le troviamo queste persone. Tu lotteresti proprio? Beh, in realtà, secondo me, nel film... Grazie. Siamo a posto. No, non lo so, nel film io credo in realtà che si presentano donne, tutte queste quattro donne sono molto diverse tra di loro, ma hanno una cosa in comune, sono tutte alla ricerca di qualcosa, sono un po' incomplete, no? E quindi cercano l'amore, pensano appunto che sia quella la mancanza principale. In realtà non so se è proprio così, almeno per quanto riguarda il mio personaggio, però credo sia anche un po' quella, a parte, vabbè, ovviamente l'essere molto affascinante, carino, disponibile anche a risolvere i vari problemi di ognuna. Credo sia proprio questa mancanza, questa solitudine un po' di base che le accomuna. Barbara, tu che sei la più respinta delle respinte, cioè almeno in un secondo momento, poi prima tutt'altro che respinta, ecco, come vedi questa situazione? Quale? Di questo giovane tombeur de femme che veramente tutte le donne, il tuo personaggio incluso, gli penso cadono sia tutto un intreccio delle situazioni, dei momenti giusti di essere il suo, giusti e sbagliati, diciamo, per cui c'ha la sfiga e la fortuna di trovarsi in quel momento davanti a quella donna in quella situazione, e quindi non so se è una sfiga o fortuna. Ecco, questo film è una commedia molto divertente dove voi, tutti quanti voi, date molto spazio all'elemento fisico. Siete goffi, vi prendete in giro, siete tutti bellissimi, ma non ne fate poi ostentazione, anzi, come avete lavorato? Perché non è consueto vedere un gruppo di begli attori, di persone affascinanti che si prendono così poco sul serio e giocano molto tra di loro e anche quindi col pubblico. Ma questo credo che sia il merito soprattutto di Carlo, sì, che ci ha messo a nostro agio e ci ha dato molto spazio e molta confidenza, perché la commedia credo che si può fare soltanto in un ambiente sereno in cui uno sente ha creduto in noi, per cui lì sì che si può. Sì, ci siamo presi questa libertà abbastanza molto facilmente. Sì. Poi scritta molto bene la storia, i personaggi, che comunque non sono i personaggi belli, sono i personaggi scritti bene nella loro particolarità, nel loro carattere, quindi automaticamente questo sviava da un'altra parte, non sulla bellezza. Anche per quanto riguarda me, mi è venuto molto naturale quello che ho fatto poi, ed è grazie a Carlo, grazie alla libertà che lui ti dà e la sicurezza che ti trasmette. Sai che sei in un posto sicuro e hai di fronte e accanto delle persone che ti aiuteranno.
Quindi perché non approfittarne, insomma, sarebbe stupido. Sì, si respira sempre un clima sui set di Carlo di grande apertura anche verso gli attori, no? C'è molto spazio anche per l'improvvisazione, per l'inventarsi delle piccole cose, si parla molto e ci si parla e si cerca di creare insieme poi il personaggio, e questo è sicuramente bello e in una commedia, appunto, come diceva Barbara, fondamentale. In realtà Carlo ci ha preso perché eravamo molto simili ai personaggi, capito? Quindi per lui è risultato molto facile. Grazie, grazie. No, grazie.